Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È collegato con me, non da Severodonetsk, perché è dovuto scappare da casa sua, un giovane di 35 anni, un giovane ucraino che si chiama Yevhen. Ciao Yevhen, buongiorno, ben trovato. E volevamo parlare con lui perché appunto siamo arrivati al 90. Ciao, siamo arrivati al 90° giorno di questa guerra. Abbiamo raccontato molte città sotto assedio, ho fatto tanti collegamenti da Kharkiv nei giorni più duri, abbiamo all'inizio potuto raccontarvi Mariupol, abbiamo raccontato la Kiev sotto assedio e oggi stiamo raccontando Severodonetsk, in questa guerra che si sposta ma che non cambia. Yevhen, volevo subito sapere da te, insomma, tu sei dovuto scappare dalla tua casa, dalla tua città, però stai tornando nella tua città per portare aiuti, no? Ci vai a portare aiuti? Da, esatto, siamo da Dnipro, noi da Dnipro portiamo nella città di Severodonetsk gli aiuti umanitari. Ieri purtroppo 6 tonnellate di aiuti umanitari non siamo riusciti a portarle fino a Severodonetsk perché c'erano dei bombardamenti continui della strada per la quale noi trasportiamo questi aiuti da parte dell'esercito russo, quindi abbiamo dovuto lasciare tutto nella città di Slavyansk. Cosa provi a vedere Yevhen, la tua città distrutta, la tua casa che è inagibile, non ci puoi tornare? Spero tanto che potremo tornare nella nostra città natale e che Severodonetsk, la nostra città, sarà ucraina e noi tutti insieme ricostruiremo questa città. Ciò che io provo, ciò che io sento, naturalmente è una cosa brutta, mi mette tanta tristezza il fatto che la nostra città è in rovine, ciò che fa l'esercito russo che bombarda di continuo i civili, non sanno fare i russi in un altro modo per prendere delle città. Quindi la loro tattica è questa: distruggere completamente tutta l'infrastruttura e uccidere le persone. Hai paura che appunto diventi come Mariupol, che diventi la nuova città martire, la tua, Yevhen? Sicuramente non provo paura, mi preoccupo tanto per le persone, per i civili che sono lì e non vogliono lasciare la città, specialmente i bambini piccoli, perché anche i bambini si trovano a Severodonetsk e oggi il mio cuore duole per loro. Quando c'era la possibilità, il nostro governo diceva a queste persone di lasciare la città e non lo volevano fare. Invece oggi che vogliono lasciare la città, ci sono pochissime possibilità di farlo perché i bombardamenti sono sempre più pesanti. Di due ponti che connettevano Severodonetsk ad un'altra città attraverso i quali potevano passare, un ponte è stato distrutto, mentre anche il secondo ponte è sotto bombardamenti continui dell'esercito russo. Così. Cosa manca nella tua città? Cosa si può fare per dare una mano, Yevhen? Bene. Manca di continuo tutto, prodotti alimentari, farmaci, carburanti, perché nelle città tutte le infrastrutture sono state distrutte. E per dare l'elettricità alle persone anche difficili, i generatori funzionano, noi mandiamo della benzina per i nostri volontari in modo che loro possano fornire degli aiuti alle persone. Se ci fosse stata la possibilità avremmo portato gli aiuti. Oggi mancano sempre queste possibilità di aiutare le persone. La città ha bisogno dei prodotti alimentari e dei farmaci. Queste sono le cose più necessarie. Allora, mentre...